Buonasera, buonasera alle 23:27 in diretta su Rete 8 Sport, partita davvero dalle mille facce, colpi di scena a ripetizione, il Pescara che prima ha sbloccato il punteggio, poi è andato sotto, alla fine ha rimediato il meglio del Pescara di Zeman in questa stagione, soprattutto nei primi 20 minuti della ripresa, ma alla fine a salvare porta il risultato, ci ha pensato Vincenzo Fiorillo, scusate, su Nesto Roschi, buonasera a Bruno Pace e Giuseppe Tambone. Buonasera, Bruno Pace ha guardato te, Giuseppe Tambone ha guardato me. Cioè, no, l'orario, l'orario. No, io veramente ho guardato te e lui insieme, c'era una coppia proprio di fatto, no, di fatto no, una coppia di fatto, non esageriamo. No, tra l'altro tu sei l'ex, saresti stato l'ex di questa partita perché hai giocato anche Una quarantina anni fa, è nato mio figlio, 45 anni fa ho giocato. Sei l'ex. Andato lì a svernare l'ultimo anno di Serie A. Guarda, al punto che quando sono tornato a Pescara a giugno non avevo nessuna voglia di andare al mare, non avevo nessuna voglia di mangiare un po' di pesce in più, perché lì era una cosa, una meraviglia. Bellissimo, eh? Bellissimo, un clima che adesso non esiste più, perché adesso è così, va a fasi alterne. Allora invece era il mare, eccetera. Amici molto calorosi, insomma, stare attento a non uscire troppo quando si perdeva. Invece si andava fuori, ti faceva dei bei regalini. Insomma, ti sei divertito. È un bel, sempre, è un bel posto. Sempre. Hai dato anche a Mondello, specialmente la spiaggia di Mondello, la spiaggia di Mondello, quindi la zona, quindi Mondello, il quartiere con tutto questo semicerchio, con le arance, strage di cuori anche a Palermo. No, ero sposato. Ah, eri già sposato, scusa. È stato concepito, ma non ti vergogni, è stato concepito mio figlio lì a Palermo. Parliamo di calcio. Parliamo di calcio, allora facciamo così, andiamo prima al telefono e poi entreremo proprio nel merito di questa partita terminata 2-2, abbiamo detto un match che è stato davvero una partita pazza, ecco, io la definirei così, tra Pescara e Palermo. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport? Ciao, buonasera, sono Carlo. Ciao Carlo. Allora, secondo me il Pescara con un po' più di fortuna avrebbe meritato la vittoria. E il Palermo è costato, ho fatto i conti, 5 volte il Pescara, per cui Zeman ha dimostrato il suo valore. Manchiamo solo di un terzino o di due. Dopodiché possiamo dire che il calcio con Zeman ha ripreso veramente. Quindi forza Pescara, saluto il grande Bruno, l'altro ospite, tutti quanti. Giuseppe Tambone si chiama, l'altro ospite, no? Volevo ricordare. Il signore è molto bravo e molto oculato. Grazie. È bravissimo, complimenti. Comunque Fiorillo non mi è piaciuto su uno dei due gol e poi alla fine ha salvato secondo me il risultato. Certo, ha salvato porta il risultato con un intervento strepitoso. Assolutamente. D'altronde se sta in porta deve pure fare qualcosa. Ho capito. Se no fa il portiere d'albergo. Non esageriamo. Grazie Carlo. Allora, bel secondo tempo, scrive Santo Localiendo, sempre forza Pescara, ciao carissimo Massimo. Vorrei solamente dire al signor Sebastiano di acquistare un terzino e basta. Addirittura, no? Perché quelli che sono a disposizione di Zeman non sono sufficienti. Un terzino che marchi. Ah, ecco, ho capito. Il problema è sempre quello. Ciao e grazie, bravo Armando. Ciao. Grazie Carlo. Allora, stavo leggendo il post di Santolo Caliendo. Bel secondo tempo, sempre forza Pescara, ciao carissimo Massimo e agli ospiti. Grazie Santolo. Allora, la partita delle mille facce, colpi di scena a ripetizione. È stato trovato dopo tanto tempo un elemento che era ricercatissimo, il gioco di Zeman. Sì, tutti quanti con questo gioco di Zeman, e abbiamo visto nel secondo tempo in effetti il gioco di Zeman con le sue luci e le sue ombre, con la sua grandezza e la sua
povertà, piccola povertà quando si prende di gol, però 2-2, capovolgimenti di fronte, partita divertente, spettacolare, no? Uno si diverte, certo, pure, eccetera, con certe cose che mi hanno fatto pensare anche a Zema, quando per esempio Bovo che non va, non segue, oggi è stato, aveva un osso duro da marcare, grande giocatore, però insomma eccetera, ho capito finalmente quello che Zema dice, bisogna creare verticalizzare, un corpo, verticalizzare sin da dietro, andare avanti e seguire anche non troppo, ma insomma, e finalmente mi sono divertito perché è una partita, così come credo anche gli altri, e come è facile in questo ambiente nel calcio cambiare dalle proteste, dalle parole anche, certo, magari poco ortodosse, sentite eccetera, poi passare dalle offese agli applausi, in un attimo, e questo è il calcio, avanti così insomma. È così, Giuseppe, i primi 20 minuti della ripresa, finalmente il Pescara di Zeman, invocato da Zeman, insomma la crescita mi pare evidente sotto questo profilo, certo siamo solo all'inizio, però è una prestazione questa confortante. Sì, forse una settimana fa ci stavamo chiedendo se durante gli allenamenti lo capivano o non lo capivano, certo. Zeman, la partita di oggi ci ha detto che forse non ancora completamente, però quello che si fa durante la settimana, che Zeman fa durante la settimana, sta entrando nei piedi, ma soprattutto nella testa della, certo, della squadra. Nonostante la partita credo sia stata caratterizzata da parte del Pescara per i gol subiti, sì, in maniera che gridano un po' vendetta, credo che alla fine ci sia da essere contenti di questa prestazione, perché è venuta contro un avversario che è venuto a giocarsi apertamente la partita, e quindi sotto questo punto di vista ha creato problemi al Pescara, ma gli ha anche consentito di giocare, certo, la partita, quindi credo che abbia tolto al Pescara quel freno che diceva anche Zeman più di una volta, di guardare l'avversario e capire che fa l'avversario, quindi, certo, adattarsi all'avversario. L'adattamento del Pescara all'avversario era il giocarsi la partita, quindi credo che mentalmente mi ha dato l'impressione di vedere una squadra un po' più libera di esprimersi, più libera anche mentalmente, sì, se vogliamo, un po' più come dire, un po' più sbarazzina, concentrata sulla gestione del pallone, sulle manovre. Certo, non tutto è andato per il meglio, soprattutto in fase di non possesso, certo, la catena di sinistra nel primo tempo in fase di non possesso è stata devastante. A Rispoli è stato devastante da quella parte. Sì, però ecco, chiaramente si sono trovati due giocatori che non fanno proprio della fase di contrasto, come, sì, Brugman e Capone, la loro forza. Però poi mettiamoci parte, anche Mazzotta, perché, sì, insomma, la catena è così completa. Però mettiamoci anche che nel momento in cui il Pescara ha la palla, da quella parte lì sono venute, certo, le cose migliori. Quindi è chiaro che è una squadra che deve ancora cercare un equilibrio. La partita di stasera ci ha detto che un equilibrio si può trovare anche con tutta una serie di adattamenti, forse meno vistosi, sono d'accordo, però che comunque stanno entrando nel DNA della squadra. Ecco, no, perché Gianluca Di Pasquale scrive: l'orgoglio ha fatto la cattiveria. Effettivamente, insomma, ha tirato fuori l'orgoglio nel secondo tempo. Ma anche nel primo tempo io avevo l'impressione, perché sotto ritmo, per me davanti noi ci siamo, sì, bellissimo gol di Pettinari, il gol di Capone, sì, e altre azioni. Ho avuto l'impressione però che la squadra fosse ancora un po' rattrappita e non fosse in grado di alimentare proprio, certo, la fase finale dell'attacco. All'ultimo invece sono sciolte le briglie, sì, e si è visto. Quindi si è liberata mentalmente anche. Lo stesso Mancuso, e anche se magari è stato poco preciso, ma due volte si è trovato al tiro, sì, al centro sul dischetto della rigore, lo stesso ragazzino dell'Atalanta. Capone, sì, bravissimo. Beh, poi nel secondo tempo. Però avevo l'impressione che poi, capito, le ripartenze degli altri, diciamo che ha aumentato i giri del suo motore nel secondo tempo il Pescara, ha alzato anche un po' il ritmo, l'aggressività, ha premuto il piede sull'acceleratore e ha messo in grave difficoltà, almeno nei primi 20 minuti, il Palermo, con due clamorose occasioni. Sì, c'è stato il salvataggio quasi come un gol fatto di Cionek su Pettinari, su una splendida, sì, verticalizzazione di Brugman per Mancuso, poi vedremo le azioni nel dettaglio, e poi la clamorosa occasione fallita proprio dallo stesso Mancuso, assistito magistralmente da Capone. Ma andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport, e poi le immagini. Pronto?
Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, io sono, chiamo Antonio Donatelli da Rettore Appello. Salve. Niente, io quando vedo Bruno Paci in trasmissione, io l'ho definito... Chiudi il televisore. Non posso che non chiamare la vostra rete. Sì. Grazie. Allora, siccome più di una volta intervengo nella vostra trasmissione, sì, secondo me, poi chiedo ai vostri ospiti e anche al signor del calcio un parere sul Pescara. Io penso che Zeman abbia un potenziale enorme. Adesso a Letto Monopendo c'è un ragazzo che ha giocato con Zeman e ha fatto il capitano a Foggia. Sì, come Ferrante. Guglielmo, e lui mi dice che le squadre di Zeman emergono tutti dopo gennaio, febbraio. In primavera, sempre, diciamo così. Un crescente. Quindi secondo me Zeman in questo caso è la fortuna della Pescara Calcio per me, perché valorizzerà i giovani e nel frattempo non so che cosa punta la società, se deve vincere il campionato o meno. Voglio sapere dai vostri ospiti cosa ne pensano. Come no? Allora, sulle prospettive in campionato, grazie al telespettatore Eletto Manopello, Bruno e Giuseppe. Niente. Certo, io a me dispiace perché l'altra settimana scorsa ho detto ma perché ha fatto giocare Lisalde, cioè il risultato condiziona il giudizio, mentre quello è un maestro, secondo me in questa situazione con questi giocatori solo lui li può mettere a giocare, solo che non ha ancora trovato il bandolo della matassa, non ha ancora trovato la coesione. Proprio ieri alla vigilia di questa partita, che tra l'altro è stata una vigilia bella perché Zeman l'abbiamo visto proprio tonico e determinato, ha risposto a tono alle domande di noi cronisti, anche il sottoscritto soprattutto, ho cercato di stuzzicarlo. Lui ha detto: io ce l'ho in testa dalla vigilia di questo campionato, all'inizio del campionato di questa stagione, l'undici ideale. Sì, però gli acciacchi mi fanno riflettere. Esatto, tutto è dettato dalle condizioni fisiche della squadra. Giuseppe, sulle prospettive, io credo che questa squadra debba solo crescere, perché ci sono tanti, comunque i giovani ci sono, perché è vero, c'è molta esperienza dietro, anche a centrocampo se vogliamo, perché Brugman, anche se ha 25 anni, ha comunque campionati alle spalle, però ci sono anche dei giovani che devono crescere, che fino all'altro ieri giocavano in primavera. Allora, io credo che il vero problema non sia caratterizzare questa squadra come una squadra di giovani, una squadra esperta, sia caratterizzarla dal punto di vista, credo, degli obiettivi e temperamentali. Una partita come quella di questa sera credo che sia forse più di una vittoria svirgolata all'ultimo minuto, sia l'ideale, il bicchiere giusto da dare a questa squadra per far crescere l'autostima, che diventa fondamentale, perché quello ti consente di migliorare anche mentalmente, di essere di crederci di più anche sul lavoro, perché vedi gli effetti di messo in pratica. La settimana scorsa ci siamo trovati a dire che queste cose la squadra non aveva dato l'impressione nemmeno di provarle sul campo. Oggi le ha provate, qualcosa è riuscito, qualcosa non è riuscito. Io credo che come prospettive sia ancora presto per poterlo dire, perché dobbiamo calare il Pescara in un campionato del tutto sui generis. Oggi abbiamo visto il Palermo, che è una signora squadra, non era al completo, però se ti devo dire che dà l'impressione di essere quella che era annunciata alla vigilia come una squadra spaccasassi, non ce l'abbiamo questa sensazione, che doveva sulla carta già caratterizzare questo campionato, ha trovato la prima posizione, magari la manterrà fino alla fine, però al momento credo che il Pescara, proprio contro questo avversario, si sia giocata bene, si sia giocate bene le sue chance. Ecco perché dico che questo pareggio vale molto di più di una vittoria, perché viene in questo momento, perché viene dopo una sconfitta, dopo due sconfitte, tra l'ultima particolarmente
rovinosa, e soprattutto perché consente a Zeman di cominciare a mettere dei punti fermi. Certo. Già stasera, io credo che forse stasera, se non per tutti e tre, ma per due terzi, credo che stia cominciando a mettere dei punti fermi, soprattutto a centrocampo. Certo. Perché la posizione la prestazione di Carraro, forse meno di Fioretto e più di Spada rispetto, sì, all'altra partita, sia stata comunque confortante. Palazzi continua a darmi l'impressione che è l'unica mezzala vera che riesce a fare il lavoro della mezzala. La doppia fase, molto generosa da parte di Palazzi. A questo punto credo che la squadra piano piano si stia, sì, adattando ai movimenti di Brugman, inevitabilmente, sì, visto che Brugman non riesce, certo, ad adattarsi ai movimenti della squadra, e stia cercando di aiutarlo nel suo essere determinante e utile, soprattutto, certo, nella fase di non possesso, nel lancio, nel tiro, nel proporre. Zeman, e poi andiamo al telefono. Io credo che abbia ragione ancora una volta Zeman, perché quando la squadra è corta e compatta, Brugman nel ruolo di mezzala può fare anche la differenza, come ha fatto nei primi 20 minuti della ripresa. È chiaro che se ci sono distanze dilatate, Brugman va in difficoltà, questo è poco ma sicuro, no? Come mezzala, insomma, deve andare meglio le cose, che magari anche dalla parte opposta alla sua, certo, si porta avanti la palla, quindi va a rifinire in un altro punto rispetto alle centrali. Ma io lo vedo, è una mia opinione, è più centrale di manovra, capo del centrocampo, che anche sulla, se poi Zeman dice che è troppo distante dall'area avversaria, non ha il contrasto da mezzala, non ha, per questo, cioè, dico che la squadra si sta adattando cercando di aiutarlo, di supportarlo, anche facendo le strade. Quando parlava di bicchiere, tu nel bicchiere ci metti la grappa sempre, no? Adesso sono stato qui a Atlantic, cioè io preferisco sempre il vino, un buon vino rosso, insomma. Allora andiamo al telefono. Tu mi stai rovinando, perché dicendo queste cose, come va, entro nel bar, mi dico, vuole una grappa, glielo offro io. Certo. No, ho detto, andiamo paga al telefono, profeta. Mo ce lo frega che paga profeta. Come no, sono generosissimo. Parliamo con... Non c'è nessuno? Max? Sì, no, c'è qualcuno. Parliamo Massimo, con... Sì, pronto, mi senti? Sì, con chi parliamo? Con Maurilio. Ciao Maurilio, carissimo Maurilio, ben risentito. Senti Mambo. A parte che la squadra del primo tempo è stata imbarazzante, Zeman non Zeman, Otto non Otto, lasciamo perdere, stendiamo un velo. Ma io voglio dire una cosa, mi fai vedere il fuorigioco di fischiato a Mancuso e il gol annullato al Palermo? Perché io penso che il nostro gol, quello di Mancuso, era regolare, purtroppo ce l'hanno annullato. Se ce lo fai rivedere ci fai un grosso favore. Tra poco vi faremo vedere tutto, ma tu non sei Maurilio ma Mario. Ah, ma allora mi sei fregato. Io sono vigile, non ti preoccupare. Mario. Grazie Mario. Tra poco vi faremo vedere tutte le azioni, però ti dico subito che Mancuso purtroppo era in fuorigioco, perché ha ritardato di un attimo il passaggio in profondità Capone per l'ottimo inserimento di Mancuso, mentre sembra in posizione regolare Ciocev sul cross di Rispoli. È sempre in posizione regolare perché Coda lo manteneva proprio in gioco, era perfettamente in linea, almeno così è sembrato. Allora, 23:44, telefono e poi però le immagini. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport. Buonasera Massimo, sono Massimo De Liberis. Ciao Massimo. Sono i tuoi ospiti, Bruno in particolare, con tanto affetto. E grazie. Salve. Dunque, io volevo fare un intervento che non era sotto il regista tecnico, quanto per... Scusa Massimo, un attimo, sì, perché chiediamo a Max Pacino di alzare un po' il volume, altrimenti non riusciamo a capire. Ecco, allora parlo anche un po' più forte io, magari. Sì, che... Benissimo, allora niente, io non voglio addentrarmi questa sera in considerazioni tecniche, per quanto io non sia un tecnico, ma fare una considerazione circa quella pseudo contestazione nei confronti di Zeman. Sì. Allora, fermo restando il rispetto del diritto di critica di ognuno, e quindi anche di questa parte della tifoseria che, per quanto pensi io, non credo che possa rappresentare la stragrande maggioranza della tifoseria pescarese, credo che questo modo di
fare sia stato a dir poco ingeneroso ed eccessivo, soltanto perché, a dire di Zeman stesso, avrebbe in qualche maniera detto di attendere una mezz'ora, ma ammesso e non concesso. Io un'altra considerazione vorrei fare. A fronte di tutte le vicissitudini che ci hanno interessato in questi ultimi anni, questa tifoseria che, ripeto, rispetto ma non condivido dal punto di vista concettuale, ha atteso tantissimo tempo per muovere critiche o comunque epiteti nei confronti del Presidente, fermo restando che devono essere sempre fatte in una certa maniera, che se no dopo si trascende. E invece è passato questo pretesto per andare addosso a Zeman, ferme restando le responsabilità di Zeman che io non ho mai nascosto. Questa era la considerazione che volevo fare. Non mi sembra una tifoseria matura alla pari di quella degli anni 80-90. Penso che i tifosi attuali debbano un po' farsi raccontare la storia di come si fa il tifo. È una mia opinione rispetto a quella dei tifosi attuali, ma sinceramente non condivido il loro modo di esprimerla. Vi ringrazio. Perfetto. E vi saluto. Ma, grazie Massimo. Massimo, hai visto come ha risposto Zeman alla sì. fine partita? C'è stato un abbraccio caloroso tra il presidente e l'allenatore, e allora gli è stato chiesto a Zeman: come mai questo abbraccio, e così il presidente così ti ha abbracciato con affetto e simpatia? Perché non è adesso l'unico ad essere contestato. È straordinario. Io guarda che sul Sky abbiamo anche scritto sul nostro sito www.. È stato straordinario. Il presidente era contento perché non era il solo ad essere contestato. È stato straordinario, come sempre, insomma, un personaggio originale, oltre che essere un maestro di calcio, perché la carriera va comunque tutelata, di un signor allenatore che si chiama Zdenek Zeman, al di là delle, delle difficoltà di questo avvio di campionato. Io ci ho fatto il super corso di Allodi con lui, lui aveva il numero 15, mi ricordo come adesso, e noi uscivamo la sera, lui noi faceva le camminate, fumava in continuazione sul corridoio di Coverciano e poi... All'epoca si poteva fumare. Si poteva fumare e quando poi noi tornavamo... Siete tornati, cioè lui, mentre noi cercavamo, fammi copiare quello che ha scritto lì, fammi copiare quello, lui già conosceva tutto sulla fase atletica, certo. Sicuramente, perché lì nella cosa dell'est, vabbè dai. No, stavi completamente. No, fai così verso il televisore, ma assolutamente. No, io stavo parlando con il mio non mai aiutato Giuseppe. No, ma era interessante questo aneddoto, cioè lui già sapeva tutto, voi volevate copiare, mentre lui invece... Oppure da figlio di Bologna che faceva finta di sapere tutto e ci ingannava comunque, può essere pure enigmatico come sempre. Allora 23:49, qualche post sulla pagina Facebook e poi le immagini di questa partita, ennesima formazione schierata oggi da Zeman, la tredicesima in 13 partite. Roberto Febbo, buonasera, con rientro di Proietti davanti alla difesa con Brugman avanzato vedremo un gran bel Pescara, potrebbe tornare a disposizione Proietti per la partita di Bari in programma domenica prossima alle 20:30, tra l'altro prossima si intende tra 9 giorni, tra l'altro non ci sarà Coda che era diffidato, è stato ammonito oggi nel secondo tempo e dunque salterà per squalifica. Alberto Spitilli, almeno per buona parte del secondo tempo finalmente un Pescara godibile e voglioso di battersi come non si vedeva da alcune gare, purtroppo ogni tanto la difesa continua a scricchiolare, davanti non ci sono né gli Insigne né l'Immobile. Poi dimenticavo arbitro da revisionare, poi ancora Gianni Micozzi, vogliamo vedere Ganze, l'unico che non ha avuto ancora una chance, come mai? Ha già risposto in merito il mister, abbiamo fatto proprio la domanda ieri alla vigilia di questa partita, ha detto io non tolgo, diciamo non schiero in panchina il cannoniere della squadra. Sì, tra l'altro è stato anche bravo Pettinari in quella circostanza, è vero che Ganz merita comunque una chance, ma l'ha detto lo stesso Zeman, ce l'avrà, non vi preoccupate, ha detto ai cronisti, non vi preoccupate, arriverà anche la chance per Simone Ganz che oggi ha avuto a disposizione soltanto 3 minuti.
minuti proprio sul fine della partita in sostituzione di Pettinari. Ciao Massimo, Leonardo Greco scrive un saluto agli ospiti studio, qua se si esonera Zeman si commette un errore madornale, molti non sono convinti che la squadra è da Serie A, ma basta leggere i nomi dei calciatori in rosa per rendersi conto se siamo o no da Serie A, sicuramente in questo momento no, magari nel girone di ritorno saremo un altro Pescara e chissà, in primavera voleremo, non si rendono conto, io resto fiducioso nel Boemo, la faccia di tutti, spero che Sebastiani non si faccia influenzare dai detrattori di Zeman. Allora, questo è il pensiero di Leonardo Greco che salutiamo, 23:50, facciamo vedere intanto le schermate tattiche dei due, delle due formazioni che sono, si sono affrontate oggi nell'ambito, nel quadro della 13ª giornata del campionato di Serie B, era l'anticipo, Fiorillo Trepali, dunque ennesima formazione, Crescenzi vince il ballottaggio con Balzano e con Zampano, Bovo e Coda, Coda che dunque torna titolare per Rotta in panchina, Mazzotta titolarissimo a questo punto dobbiamo dire di questa stagione, sempre presente, Carraro metodista confermato, la novità è Palazzi che torna da titolare, il suo rientro appunto nel cuore del reparto nevralgico a sinistra Brugman e poi davanti l'altra novità sostanziale, Capone che aveva era stato ai margini nelle ultime tre partite, Capone è andato a completare il tridente con Mancuso e Pettinari, tante le assenze nel Palermo, Bellusci, Alesami, Davidovic, Rolando, Morganella, Pomini, secondo portiere, Rajkovic e Balog, tra l'altro il Palermo la prossima partita non avrà 5 nazionali, tra questi sì, c'è anche Posavec, il portiere, più tutti gli infortunati e insomma ha ragione di incavolarsi Zamparini perché questa è una situazione effettivamente insostenibile, Posavec tre pali, 3-5-1-1 il sistema di gioco, anche se Coronado in realtà gioca molto più a centrocampo che non nella terra di nessuno come avrebbe dovuto o come era nelle intenzioni del suo tecnico Bruno Tedino, Cionek, Struna e Simischi, trio di centrali di difesa, Rispoli e Fiordilino esterni, poi Iaialo regista, Muraschi e Ciocev mezzali, Coronado alle spalle di Nestorowski, attaccante macedone che ha segnato oggi il suo 9° gol in questa stagione, possono partire le immagini che abbiamo montato quando sono le 23:52, le squadre che dunque guadagnano il terreno di gioco, eccolo qui Zdenek Zeman, la partita del cuore, lui che è stato 9 anni a Palermo, moglie palermitana, anche i figli sono nati a Palermo, è stato intitolato a suo zio Čestmir Vikpalek l'antistadio di Palermo, il gol del Pescara al 10° minuto, rilancio di Coda, c'è un malinteso clamoroso tra Čonek, se non vado errato, sì, il portiere Posavec, lo scatto di Capone, 1-0 Pescara, il rimpallo favorevole, Rispoli, il passaggio in mezzo, non chiude Crescenzi, il gol di Ciocev, tutto questo al 15° minuto nel corso del primo tempo, 2 lampi nel primo quarto d'ora, in una partita sostanzialmente equilibrata, qui ci prova Iaialo, la sfera deviata da Bovo, termina di molto, dobbiamo dire al lato rispetto al palo destro della porta difesa da Fiorillo, poi il cross di Mancuso, non riesce a toccarla il portiere del Palermo, il gol di Nestorowski, un gioiello, c'è stato prima il velo di Nestorowski sul passaggio filtrante di Rispoli, poi il pallone toccato da Coronado che lascia lo stesso Nestorowski, il gran sinistro, palla in rete, poi la semi rovesciata di Stefano Pettinari, reattivo Posavec, lo sguardo di Sebastiani, si passa con le immagini al secondo tempo, 1-2 per il Palermo, rimpallo favorevole questa volta al Pescara, l'uscita di Posavec su Capone, ci prova Mazzotta, altra respinta e poi cerca e trova il pertugio giusto, Gaston Brugman, ex della partita, giocato 2 anni fa in Serie A, 14 presenze nel Palermo, il capitano del Pescara, qui viene fischiato il fuorigioco, c'è di Mancuso sull'assist di Capone che ritarda di quel tanto da far finire in fuorigioco il suo compagno di squadra, poi ancora Capone che ruba palla a Struna, gran palla gol fallita da Mancuso che tenta un improbabile pallonetto, si arrabbia Sebastiani, poi il cross di Rispoli in posizione sembra regolare, vediamo Ciocev tenuto in gioco da Coda, il gol viene annullato per la segnalazione del primo assistente dell'arbitro Giua di Olbia, qui l'azione più bella forse della partita, Brugman verticalizza per Mancuso, palla in mezzo per Pettinari, è un come un gol fatto il salvataggio di Čonek, ci prova Crescenzi, l'amico di Bruno Pace che oggi è stato secondo me tra i più attivi e migliori della squadra di Zdenek Zeman, ancora le immagini del secondo tempo, il tentativo di
Gnaore, proprietà Napoli, classe 1993, blocca senza problemi il portiere Fiorillo, poi ancora Fiorillo sul sinistro di Nestorowski, si allunga e sventa, ma l'occasione più clamorosa capita proprio all'ultimo respiro, sempre alla formazione palermitana. Qui viene ammonito Bovo, un fallo da tergo ai danni di Nestorowski. Eccolo qui la grande occasione, Ciocev dentro per Nestorowski che piazza il pallone col sinistro, miracolo autentico di Fiorillo che salva, porta il risultato, e c'è questa bella immagine tra Sebastiani e Zeman, e poi Zeman commenterà, evidentemente era contento perché non era l'unico ad essere contestato in questa partita. Che scienze, io non ce l'ho. Vabbè, ma io scherzo. Mi rimprovero anch'io se mi scherzando, che va troppo veloce, anche quando deve andare tranquillo. Però oggi bene. Oggi bene. Poi volevo se si poteva rivedere dopo la schermata del Pescara, proprio della formazione del Pescara. Allora, ci ritorniamo dopo la pubblicità. 23:56, pubblicità, restate con noi. Bene, mezzanotte in punto, stiamo parlando di questo pareggio del Pescara, prestazione più che confortante soprattutto per quello che riguarda i primi 20 minuti della ripresa, domenica 12 novembre alle 20:30 il posticipo di Bari-Pescara, ore 20:30, mancherà anche Capone credo perché è stato convocato con la nazionale Under 19, giocherà lunedì successivo, quindi non credo che possa essere... non so, rimandato a casa, nel senso a Pescara, dall'allenatore della nazionale. Ci può stare, secondo te, Giuseppe, tu che sei molto addentro alla federazione? Penso di no, perché lui gioca giovedì e poi lunedì, non credo che dopo se la partita di giovedì lo dovrebbero fare tutti gli infatti, altri, mi sembra strano. Quindi infatti Capone, questi del Palermo ne hanno 7-8, sì, sono 5 più tutti gli infortunati, insomma la situazione è emergenza totale nel Palermo. Allora andiamo a vedere la schermata, la richiedeva proprio Bruno, la schermata tattica delle Pescara, no? Volevi vedere? Sì, ma se Capone non gioca, cioè, voglio dire, nel 4-3-3, sì, quando gioca Benali, che io posso stimare moltissimo come giocatore, eccetera, però diventa zoppa la squadra, perché, certo, perché lì sulla sinistra non c'è nessuno, allora bisogna andare, e c'è confusione. Lui c'è così, per esempio a Brugman manca l'appoggio sulla sinistra di uno con cui scambiare, sì, e questo uno poi la mette in mezzo dove si inserisce l'ala destra e va a fare il gol. Quindi in un 4-3 è chiaro che si gioca peggio quando non gioca Benali, tutti io invece in questo modulo qua, Cioè tu in questo non modo non ce lo vedo tanto, ti dico la verità, almeno come non vedi Benali, hai detto Benali infatti, ma comunque Zeman ieri con le due alette di sti ragazzi c'è il largo, c'è l'ampiezza, c'è il cambio, la profondità. Ma ieri Zeman ha detto una cosa secondo me sorprendente sulla posizione, sul ruolo che ha affidato a Benali. Ha detto che Benali deve giocare come 2 anni fa quando c'era Oddo in panchina, cioè deve tagliare verso il centro dell'area. Lui ha detto proprio questo, perché non può fare la mezzala perché non ha interdizione, ha detto, e poi gioca sempre con la testa bassa, mentre giocando da esterno lo può fare l'esterno se però taglia verso il centro, quindi come 2 anni fa, anche se 2 anni fa giocava da trequartista insieme a Caprari. Questa è stata un po' la dichiarazione, se vogliamo, più significativa. Ma io volte che ho visto il Pescara così pieno, compatto, l'ho visto che va molto meglio. Se fosse quella la collocazione di Benali, il suo compagno ideale dall'altra parte sarebbe proprio Capone, sì, che credo che sia proprio quel che si sta adattando a fare a essere molto esterno, ma è uno che gli piace entrare anche in campo. Anche a Mancuso gli piace entrare, centravanti. Sì, mentre Mancuso va a fare a prendere il ruolo del centravanti, l'altro gli piace molto entrare, giocare. Ma comunque gli esterni devono entrare e dentro. Questo, cioè, devono fare questo movimento dall'esterno verso l'interno. Questo è un po' il concetto. Dal punto di vista tattico, per esempio, stasera Capone, che quando ha la palla, sì, riesce a essere determinante, forse tocca 10 palloni, però 8 sono determinanti, sì, e succede qualcosa. Nella fase in cui non è dalle sue parti il pallone, secondo me tende un po' a eclissarsi, forse un po' timidamente, un po' estraniarsi, capito, nella sembra fase. A volte avulso, stiamo parlando comunque però di un ragazzo di 18 anni. Però poi gli ridai palla e succede qualcosa. Ricordiamoci che ha fatto 4 gol, 4 gol
in campionato per un diciottenne. La persa anche più di due. Sì, non ha giocato tre partite. Inspiegabilmente, vabbè, per qualcuno. Vabbè, perché effettivamente è un discorso anche di personalità, sì, di crescita, di consapevolezza. Oggi, oggi per esempio, ha dato una palla a Mancuso, bellissima. Sì, poi, assolutamente. Insomma, sì, sì, quando tocca palla succede, cioè, sempre qualcosa. Sono, però poi per il qualità, resto. Sono ragazzi di qualità. Sono ragazzi di qualità che però devono crescere. Sì, perché, sì, come ha ricordato oggi Zeman a fine partita, fino all'altro ieri giocavano in un campionato come quello primavera, sì, un campionato per me, primavera per che però è nettamente, scusa, diverso dalla Serie B. Se fosse migliorata la fase difensiva e anche, sì, i singoli della difesa, quella qualità là rimane, non, vabbè, è che certo, la, quindi, certo, andrebbero così, non sono loro che sono in ritardo, purtroppo sono in ritardo gli altri, quelli che no, la verità sta sempre nel mezzo. Io sono d'accordo in parte con te, il cauda venenum, il veleno nella coda. Allora facciamo così, andiamo a leggere qualche altro post, mezzanotte 5 minuti, Bruno Pace, insomma, straordinario, soprattutto da mezzanotte in poi. Allora, Camillo Vanni, buonasera Massimo, e buonasera agli ospiti. Per favore, voi che potete chiedere a Zeman perché fa giocare sempre Mazzotta? Io non sono un tecnico e non riesco a capirlo, e questa domanda senza risposta mi sta togliendo il sonno e la salute. Grazie sempre, solo forza Pescara. Beh, speriamo che non le tolga la salute. Vabbè, stasera, mi sembra di esagerare. Stasera una mezza risposta se la sarà data, dai, credo, certo, che Mazzotta abbia fatto un'ottima partita, soprattutto ha dimostrato di essere un giocatore che nella fase di spinta, certo, può dare, ha i tempi di inserimento, ha una buona gamba. Incarna poi il credo di Zeman per quanto riguarda la fase offensiva. Poi diciamo chiaro, la verità. Poi è chiaro che non dipende solo da lui, dipende che quando va avanti qualcuno pure lo deve coprire. Certo. Quando va avanti, ogni tanto il pallone. No, ogni, sì, tre, sì, volte che scende almeno una gliela no, perché nel primo tempo per esempio si è liberato spesso e volentieri sulla sinistra, ma non è stato quasi mai assecondato, anzi mai assecondato, almeno nei primi 30 minuti ho visto che scendeva anche e si liberava spesso alle spalle dei difensori. Fai due o tre discese di 30, 40, 50 metri e dai torna certo, poi, certo. Allora, prima del telefono Luca Viola, c'è anche Antonio Esposito che saluto, grande amico, comunque sicuramente il Palermo è stato più quadrato di noi a centrocampo, dove avevamo Carraro in difficoltà perdendo il baricentro del gioco, ma poi la forza della volontà ha trasformato la partita. Giorgio Scimmia, finalmente le giocate di Zemallandia con maggiore concentrazione si potevano sfruttare meglio le occasioni create, comunque abbiamo una squadra molto giovane che a primavera volerà. Luca Viola, che salutiamo caramente, caro Luca. Allora, bella partita tra due squadre, bella partita tra due squadre che giocano a calcio, gol regolare annullato al Palermo, rigore ed espulsione negato al Pescara su coda, sì, c'è stata la gomitata di Rispoli, due parate dei portieri decisive, possiamo solo crescere, mister 200 gare in Serie A, non può girarsi in area piccola e permettere al proprio uomo di segnare. Aspetta, non l'ho capita mister questa. 200, mister 200 gare in Serie A. E sarà gol. Sarà Bovo. Non so se Bovo. Ecco, ma fatti più di giusto, è vero, quasi ragione, 300. Perché non ricollegavo Bovo l'allenatore in campo, insomma, sarebbe, ho capito. Sì, beh, effettivamente oggi Bovo, no? Non ha trovato Dostoevsky, sì. Nestorovski che però, portava via la però, palla, non sapeva prendere. Parliamo di un signor giocatore. Non ha potuto anticipare, sono rincorrere, sì, rincorrere. Ma Nestorovski, insomma, ha dimostrato tutta la sua qualità qualora ce ne fosse ancora bisogno. È un nazionale macedone, bravo, che lo scorso bravo, anno bravo, in un campionato disastroso come quello disputato dal Palermo ha fatto 11 gol. Però l'anno scorso in Serie A la Repubblica Ceca non giocava, era spesso, sì, in panchina, sì, era... E che ce ne sono di migliori, sicuramente ci sono giocatori migliori di Nestorovski, però in Serie B avere Nestorovski significa cambiare anche i rapporti di forza in campo, no, anche perché è un giocatore che ha dimostrato di essere forte in un contesto in cui sia con Embalo il secondo tempo, certo, che con Coronado il primo era praticamente buttato da solo. Era proprio sinceramente l'1-1 non ho capito, no, ma che infatti come ho detto inizialmente io Coronado l'ho visto molto più centrocampista, sì, che non trequartista, sì, era, sì, abbandonato al suo triste, sì, destino Nestorovski, anche se da solo ha tenuto in ambasce l'intera difesa, aveva lo spazio per muoversi, quindi... io credo che i due centrali del Pescara siano stati molto in difficoltà, sì, perché non riuscivano a prenderlo perché loro rimanevano bassi e lui arretrava
Milano variava andando, molto. Variano non sapevano come prendere. Variava molto, andava a destra, a quindi, sinistra. Quindi non gli dava il contatto, certo. E anche in occasione del suo gol e anche del, dell'altro gol è stato determinante questo non averlo sì. a contatto io perché li puntava. Anzi, adesso rianalizzeremo tutti i gol. Voglio dire, sono rimasto su quel gol che poteva essere il 3-2. Ho detto, sì. Donna, là era già preparato il tuffo sì. e la posizione. Se faceva così di qua. Ah, certo. Tu dici all'ultimo minuto, quando Fiori lo fa. È vero. È meno male che ha tirato lì. Certo. Ed è stato molto bravo perché ha intuito subito la conclusione Fiorillo. Fiorillo aveva capito già dove. Aveva già battezzato, come si dice in gergo. Sono clienti che li devi tenere a contatto. Certo, se ti sfuggono, poi fai fatica a riprendere. Assolutamente. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport. Buonasera. Ricordiamoci anche che Monachello fa panchina a Palermo, giusto per. Sì, c'è il giocatore. Parliamo con Francesco, la Montesilvano. Salve Francesco. Niente, io volevo dire soltanto una cosa. Sono rimasto scioccato da un punto in bianco. Prima il signore di prima è stato un signore veramente quando ha parlato del fatto della contestazione, ma parole proprio. Io un uomo come Zeman, che oltre che un grande allenatore è un grande uomo, ho saputo pure che c'è dei problemi di salute della famiglia o il figlio o la moglie, non so, gravissimi. Allora. Cioè, di punto in bianco, come se ci fosse un mangiafuoco, un master of puppet che chissà quante bicchiere e altre cose si faranno. Io non li ho capiti, tutti insieme mille persone che gridavano quelle parolacce minussi proprio, non c'entra niente, di colpa a Zeman. Io sono rimasto scioccato da tutto ciò, poi da come state dicendo voi, io sono tornato da poco da vedere la partita, e pare che col presidente, io avevo pensato dentro di me e qualcun altro pure che stava con me, che stasera o lo cacciavano a Zeman o se ne andava, perché io ho visto proprio un ambiente. A Pescara tanti anni, non l'ho mai visto, ma manco con Barone, manco figlio di puttana, scusa come quello ho detto, ma a me, io sono rimasto scioccato, a me mi è dispiaciuto proprio dentro al cuore, mi ha colpito, io non conto nulla però, certo. Io sentire da ragazzi di 18-20 anni, forse da chi niente fin, piacere ne con sì, però la parola quella mi dispiace, non mi ha piaciuto, grazie. Sono rimasto di cavolo proprio. Assolutamente. Buonasera. Grazie Francesco. Allora, stiamo rivedendo i gol, o meglio, le azioni principali di questa partita. Torniamo, riavvolgiamo il nastro, Max. Allora, vediamo intanto il primo tempo e analizziamo tutti i gol che hanno caratterizzato questo incontro. 2-2, abbiamo detto partita pazza, spettacolare. Ci sono stati colpi di scena a ripetizione. Il Pescara prima ha sbloccato il punteggio, poi è andato sotto di un gol, è riuscito a rimediare. Alla fine ha avuto anche due grandi occasioni con Mancuso e Pettinari, salvataggio clamoroso di Cionek, ma alla fine ha salvato porta il risultato Fiorillo. Ecco qui, questo è il primo gol, c'è stato un in mezzo alle gambe è passato, sì, in mezzo alle gambe del portiere Posavec, un evidente malinteso, rivediamo tra Cionek, penso che fosse Cionek, sì, ma e il portiere Posavec era troppo basso, sì. Però il malinteso l'ha avuto con se stesso, l'hanno messi male proprio. Sì. Cioè, il portiere poteva intervenire un po' prima, chissà poi. Anche se fosse uscito, se arrivava sul. No, perlomeno. Capone l'ha avuta quasi subito a portata. Doveva stare di più avanti già di partenza. Troppo avanti. Sì, ma venivano proprio dal centrocampo. Quindi diciamo che c'è stata una maxi compartecipazione sul lancio di coda, che è stato molto bello. Però la lunga gittata di coda. La sistemazione dei difensori. Sì, erano messi proprio male. Erano molto avanzati col baricentro. Era da pescare dei tempi. È vero. Sembrava in quel momento la difesa di Zeman. Quasi il Palermo che aveva subito fino ad ora soltanto due gol in trasferta. Attenzione, questo è il lancio di Coda, tra l'altro calibrato, perché Coda non ha rilanciato così alla cieca. Sì, Coda è stato molto bravo nella circostanza. Quindi diamo a Cesare quel che è di Cesare, caro Bruno. La comunità di questi no, vabbè, perché uno pensa al rinvio, invece non è un rinvio, ma è stato proprio un lancio calibrato per Capone. Poi chiaramente c'è stato anche l'errore sia di Thiago Cionek che di Posavec. Andiamo a vedere invece il gol del pareggio al 15° minuto del corso del primo tempo, siglato da Ciocev, centrocampista bulgaro, classe 93. Vediamo un po' come è maturato, perché qui c'è stato un rimpallo tra Coda e Carraro sulla percussione di Rispoli. Però, che è, ma sì. Massimo, se può, sì. non so se, non andiamo so dietro. Se può.
Eh no, purtroppo non c'è. Abbiamo l'aggancio di quando c'è già Rispoli, no? Sì, Rispoli sì. Si è fatto 50 e più metri palla al piede. È vero. Cioè, quindi infatti è già arrivato, sì. Poi lì se la sono giocata, se non sbaglio, uno contro uno. E Mazzotta dove? Sì, però voglio anche dire, c'era Capone che non l'ha seguito. Sì, questo è vero, ci sono stati degli errori in partenza, noi abbiamo solo la parte finale dell'azione. Sì, sì. Come dici tu, perché hai seguito attentamente l'evoluzione, effettivamente Rispoli ha preso palla dalla sua metà campo e ha fatto 30 metri palla al piede. Dove era? Ma è una ma c'era anche Brugman da quella parte. Brugman dov'era? Diciamo che la fase di non possesso. Mi ha colpito perché è stranissimo che... Però attenzione, guarda qui il rimpallo, perché c'è l'anticipo di coda, rimpallo su Carraro, pallone ancora vivo, Nestorowski per Rispoli, poi cerca la copertura Mazzotta, chissà se tocca Mazzotta, se lui a prolungare il pallone, perché non si capirà mai questo, e poi manca la copertura anche di Crescenzi. È vero che c'è il rimpallo, sì. Però comunque anche se non ci fosse stato il rimpallo, la posizione di Nestorowski rispetto ai due difensori era, cioè non gliela puoi lasciare, no, quel tipo di... Io qui non ho capito se è Rispoli allungare la traiettoria del pallone oppure c'è l'anticipo di Mazzotta, perché non riusciremo mai a capire. No, la gamba nera, il calzettone nero. Non si capisce però. Sì, è nero. Nero, quindi è stato lui proprio allungare la traiettoria del pallone, poi qui Crescenzi forse... Insomma, doveva essere un po' più attento. In copertura la palla attraversa l'area piccola. Strano perché nella posizione di prima lo teneva, poi lui si è accentrato un po' troppo per chiudere invece di tenersi largo per tenerlo. Però lì istintivamente magari pensava di potersi rendere utile per una zampata, magari. Sì, infatti. Sembrava un flipper quell'azione, effettivamente. Allora, questo è il gol dell'1-1. Vediamo invece come è maturato il 2-1. Anche qui c'era stato un rinvio di Posavec in fase di non possesso, non è stata impeccabile la squadra di Zeman. Poi, Rispoli. Poi Rispoli, velo di Nestorowski. Coronado sta per coordinarsi. Coronado rimane sull'attenti. Guarda Coronado, sull'attenti. Sì, infatti, ha lasciato il pallone a Nestorowski, gioiello. Gioia. Facilità di piede. Sulla fase conclusiva assolutamente sì. Però anche lì rinvio del portiere. Esatto. Come sei severo. Ha stoppato il pallone da solo e poi l'ha dato di nuovo a Rispoli da solo. Sì. Cioè, se sul rinvio del portiere tutti piazzati e non riesci a coprire il campo, è chiaro che poi una squadra così brava e con questi giocatori che in una mattonella ti si girano e te la mettono all'incrocio, è chiaro che poi prendi gol. Un gol strepitoso, quello di Nestorowski, il nono in questa stagione per il capitano del Palermo, che esulta in questo modo. Allora, 2-1 a fine primo tempo, cori ostili nei confronti del presidente, soprattutto di Zeman, la prima volta che accade dall'inizio della stagione, offese nei confronti del Boemo da parte di alcuni tifosi del Pescara, si sono sentiti, erano uniti, noi abbiamo visto la partita in televisione. Nel secondo tempo, pronti via, pareggio del Pescara. Qui anche una serie di rimpalli, per carità. Bravo Posavec a chiudere su Capone, poi Mazzotta, respinta di Muraschi e Brugman, ex della partita, uno degli ex, riesce a trovare il pertugio giusto. La palla infatti si infila in una selva di gambe, guardate un po', ecco qui, pazzesco. Massimo, senza errori e qualche rimpallo in più, finiva uno 0-0. Sono d'accordo. No, giusto per dire che molte volte sono arrivate le due squadre. Anche a me a Catania, quando allenavo a Catania, mi contestarono a voce e così, te ne vai o no, te ne vai. E io ho cominciato a fare il direttore d'orchestra, sono uscito alle 8 di sera. Addirittura. Perché mi aspettavano, a Catania? Sì, perché io mi sono messo a fare il direttore loro cantavano. Cantavano. Quindi li hai anche scherniti. Ma ti ho dovuto stare là dentro. Il minimo che ti potesse capitare. Andiamo al telefono e poi pubblicità. Pronto Rete 8 Sport? Pronto, Antonio Esposito. Antonio carissimo, come stai? Lui bellissimo di sentirti, Massimo. Come anche sempre, io, perché... no? Antonio chiedeva a Bruno di Napoli, ha detto Bruno, sì, no? Sì. Allora, lui è di Napoli, vive a Rimini, ed è tifosissimo del Pescara, ma soprattutto grande estimatore di Zeman. E copre tutta la faccia, Dici tutto, Antonio, dimmi. Niente, Massimo, dopo questo tutto e forse i 4 giorni a Pescara, dove veramente
sono uscito stremato, perché poi dopo alla fine mi sono anche allenato sul lungomare, ho fatto 20 km di corsa per stare, per caricarmi e sostenere la squadra stasera, essere in forma anche fisicamente, soprattutto. Ti ho visto, ti ho visto in una foto postata su Facebook, complimenti. Sì, infatti, sia mercoledì che giovedì mi sono allenato proprio per essere pronto per questa squadra. Perché eri già in prima partita. Scusa Antonio, allora, come mai questo amore per Zeman, per il Pescara, magari per caso di Zeman, ma voglio dire, come mai hai avuto questa passione per Zeman? Perché... Com'è nata? Perché il suo calcio, il suo modo, insomma, anche il suo insegnamento di vita, la sua passione, la sua vera dedizione, che praticamente costa nulla, il suo durissimo allenamento fisico, che è la prima cosa che mi ha proprio stravolto, mi ha conquistato. Infatti in prima persona, ho 47 anni e io... Non ti sentiamo più Antonio. Pronto? Ecco, adesso sì. Praticamente il suo allenamento in base alla distanza, alla velocità. Io lo faccio ancora adesso, ho 47 anni e volo, perché faccio delle mezze maratone da 20 km, faccio 1,30. Ma allora ti ha allenato Zeman per fare questa maratona, o no? In pratica sì, perché lui fa i gradoni. Ma anche tu fai i gradoni, Antonio, fai i gradoni? Sì, io faccio parte a corpo libero quando riesco anche a gradoni. Cioè, no, esattamente lo seguo, e gliel'ho detto personalmente ancora adesso che l'ho incontrato di appoggio questi due giorni che sono stato lì. Sì. Quindi io vivo proprio Zeman, per me è una ragione di vita. Ecco, passione nata, ricordiamo, perché tu me l'hai spiegato ieri proprio dopo quindi la rifinitura, passione nata all'inizio degli anni 90, mi pare. Esattamente la sera del 5 settembre 1990, io ero servizio ero militare in servizio di leva, mi è stato regalato un biglietto per andare in Cuba a vedere Roma Foggia di Coppa Italia. Io Zeman non lo conoscevo proprio, neanche così sui giornali, vagamente qualche informazione così buttata, dall'incata col Foggia, però non ero assolutamente a conoscenza di questa grande arte sua di fare calcio. Praticamente la Roma all'epoca era imbottita di campioni, aveva Giannini, Feller, Sassa, allenato Ottavo Bianchi, che aveva fallito con Napoli scudetto 4. Praticamente vedo sta partita, 4 minuti segna Feller, dal 4 al 90esimo sto Foggia, una squadra sconosciuta, che prende sto pallone e lo fa schizzare a 200 km all'ora in tutta la zona del campo, con una velocità, movimenti di squadra, organizzazione impressionante, due tocchi, ma chi è che ha creato questo spettacolo così meraviglioso? E così è nata questa passione. Te ne sei innamorato, insomma. Sì, mi sono innamorato di Zeman, l'ho seguito in tutte le squadre che lui ha allenato, sono stato ovunque, soltanto che stavolta a Pescara sono rimasto talmente bucato dalla passione di questa gente, che a me mi è sembrato di stare come a Napoli un'altra volta. Onestamente non riuscirei per nessun modo al mondo a andar via da questa città, perché veramente sono appassionato, sono perso proprio, perché anche in Napoli. Vivo di Pescara 24 ore al giorno in tutti i sensi, e quindi è una cosa per me che mi riempie la vita, mi dà soddisfazione, mi fa sentire uomo proprio, tifoso tutti i sensi, veramente. No, ma è bello sentire che insomma si può vivere il calcio in questo modo, davvero. Complimenti, complimenti Antonio, perché complimenti. Non è, cioè, è un fatto raro questo, sì. E quindi io ancora adesso, anche stasera, non perché abbiamo pareggiato, ma io sono ancora molto ottimista su questa squadra. Ovviamente abbiamo sofferto molto, perché ahimè stavolta Carraro non è stato lo stesso interprete della settimana scorsa, e lì in mezzo al centrocampo abbiamo subito la loro organizzazione. Però ho visto una grande volontà della squadra, voglia di correre, di lottare, sugli scudi mettere Crescenzi e Pettinari, strepitosi veramente stasera. E a dire il vero, anche se è entrato Ganz, mi ha sorpreso molto che il maestro ha tolto Pettinari, perché io penso che lo faceva giocare anche sull'esterno, perché uno come lui non avrebbe mai rinunciato. Vabbè, però sai, dai Antonio, a 3 minuti alla fine, no? Si può anche fare, sì, questo avvicinamento. Per carità, come no, anche il fatto che non aveva speso tanto Pettinari, eh?
Sì, sì, no, no, ci mancherebbe altro. Anche il fatto che l'ha tolto Carraro, perché lui comunque dà sempre tante possibilità ai giocatori. Ma Carraro ha sbagliato qualche passaggio. Certo, certo. Che... No, ma è mancato anche il movimento che lui ha offerto contro il Brescia, cioè il fatto di muoversi in diagonale dietro la linea della palla, proporsi sugli esterni, sulle mezze ali. Stasera l'ha fatto molto bene. Carraro oggi è apparso meno bravo dell'altra volta, perché l'altra volta erano stati talmente al di sotto delle loro possibilità gli altri due centrocampisti che Carraro era andato un pochino di più in evidenza, ma oggi non ha giocato male Carraro. Poi erano in cinque loro, più colonnato rientrava, non era facile per Carraro. Comunque, insomma, in sintesi, questa è una prestazione che dà speranza, diciamo così. Sicuramente sì, ma io l'avevo già prima, perché comunque dai, cioè, i ragazzi si impegnano, danno l'anima, per carità. Al Pescara gli manca soltanto uno che si mette in campo con la frusta e li sprona anche quando prendiamo gol, che non cadiamo in quella fragilità psicologica praticamente col Brescia ci ha proprio messo in E infatti c'è stata l'inversione di tendenza rispetto all'ultima partita, perché la squadra ha reagito. Mi fa sperare tanto, certo, la verità, certo. Comunque. Grazie Antonio, grazie. Un abbraccio, un abbraccio ragazzi, anche a te. Buonasera, Antonio. Immenso Pescara. Sempre. Grazie Antonio. Beh, insomma, è straordinaria la storia di questo ragazzo che abita a Rimini, e ogni qualvolta il Pescara gioca in casa viene da Rimini, si fa i suoi chilometri e rimane anche qui quando ha la possibilità, se ha qualche giorno di ferie, come è successo. Sì, come no. Allora, mezzanotte e 26 minuti, dobbiamo andare in pubblicità. Sì, pubblicità, restate con noi. Eccoci qui, allora mezzanotte quasi e mezza, dobbiamo ascoltare ancora Zeman, ascoltiamolo attentamente, due minuti a fine match Pescara-Palermo, partita terminata, lo ricordiamo, con il risultato di 2-2, Zeman. Io continuo a dire che Pescara è sempre mio finché sto sulla panchina, poi il primo tempo è vero che Palermo è una squadra che manovra tanto e il problema era chiudere la porta, e loro hanno fatto gol su rimpallo primo, noi abbiamo fatto secondo su rimpallo e poi penso che come occasione, anche se abbiamo giocato molto meno, ne abbiamo fatti noi più. Ma noi ancora sbagliamo tanto, nel senso, giocate facili, stiamo complicando, ma applicazione della squadra, lavoro della squadra, dove c'erano poche distrazioni, a parte secondo gol del Palermo, dove sul rinvio del portiere si è trovato giocatore da solo e uno si vede volare 60 metri la palla, di solito la va a attaccare, non la lascia libera. Sono cose che poi magari ci costano tanto, però nell'insieme la squadra mi è piaciuta per applicazione, per la voglia di fare qualche cosa. Oggi invece è finito anche lei nel mirino dei tifosi, volevo sapere se aveva sentito innanzitutto qualche offesa nei suoi confronti, non so, l'invito a tornarsene a Roma. L'ho sentito già di pomeriggio, nel senso che il gruppetto dei tifosi è venuto in ritiro per parlare. Come io non volevo disturbare i giocatori, ci ho detto tra mezz'ora, e loro c'erano fretta, quindi hanno cominciato a tornare a Roma, quindi già è precedente. Quindi è successo oggi pomeriggio? È successo oggi pomeriggio, ogni tanto tifosi ci vengono a trovare. Soltanto... Anche se è la prima volta che sono. No, dico, il motivo era solo quello dell'attesa, oppure lei pensa che ci sia qualcos'altro? Dell'attesa, perché se arrivati volevano parlare subito. Vabbè. Noi abbiamo regimi. Così dunque Zeman che ha spiegato, ha raccontato quello che è successo oggi, da quello che ho capito. No, ieri sono andati a... Però ieri c'è stata la rifinitura, non so, forse ieri, vabbè, comunque insomma oggi, la vigilia di questa partita, i tifosi avrebbero voluto parlare subito con la squadra, lui ha spiegato tra mezz'ora e quindi i tifosi spazientiti evidentemente lo hanno invitato a tornare a Roma, quindi c'è un precedente, ha detto Zeman, rispetto a quello che è successo oggi nel corso della partita.
partita. Roberto Vadini, il gol annullato al Palermo era fuori gioco, seppur di pochissimo, la telecamera non era in linea, per cui come si fa a dire che era regolare? Antonio Prato, la offese vergognose a Zeman, ma i tifosi veri hanno ammirato un grande calcio, il maestro sta 100 anni avanti. Noi naturalmente, per quanto riguarda il gol non convalidato al Palermo, noi possiamo giudicare quello che abbiamo, cioè dall'immagine che abbiamo si evince che Coda è in linea con Nestorowski, con Ciocek. Massimo, però il VAR ci ha dato alla testa, perché è chiaro che può essere il gol partita per l'uno, per l'altro, eccetera. Però voglio dire, in quella situazione del genere non possiamo manco dare contro al assistente. Possiamo farla rivedere, Giuseppe l'ha detto subito, Giuseppe Gambone, ha detto non era in linea la telecamera da la cui telecamera. Vediamo non è in perfetta linea, per cui se andiamo idealmente a spostarla ci possiamo rendere conto che chiaramente l'assistente era quello più in linea e lo vedeva. Ma un po' più indietro. Non è esattamente in linea. Ecco qua, va bene. Ecco. Adesso è in linea. Non è esattamente in linea, vediamo la testa dell'assistente vedeva. No, dico, l'altro, da questa quello immagine lo so. Che cosa si vince? Si vince che il gol che è regolare. Che secondo me da questa immagine. Cioè, a meno che, insomma, non lo so, se vogliamo... Destro, sinistro di cosa... Valutiamo l'unghia dell'alluce di Ciocek. No, ma è il discorso che sto dicendo io. Cioè, voglio dire, un minimo di discrezionalità, un minimo di alea, cioè, un minimo dubbio, di caso... Nel dubbio si annulla, nel dubbio. Cioè, voglio dire che a parte invertire sarebbe successo un putiferio, penso, no? Un disastro. Perciò, quindi, dobbiamo essere anche obiettivi. Da questa immagine, io mi rivolgo a chi ha scritto, insomma, è difficile dire... che non dovesse essere... Cioè, io faccio un ragionamento, l'eventuale errore dell'assistente, che secondo me non c'è, perché o se c'è è tra quelli che bisogna accettare, perché è difficile per noi che lo stiamo rivedendo qui da fermo, immaginiamoci quel Cristiano che sta lì e deve alzare in un decimo di secondo, ma dobbiamo equipararlo anche al possibile... nella determinazione del risultato al possibile errore anche dell'attaccante si stoppa il pallone male, poi cerca lo scavino e non fa gol. Voglio dire, attaccarsi a questa cosa per la partita non vinta mi sembra assolutamente. Allora, proprio per anche per il Palermo sarebbe la stessa cosa. Facciamo vedere, perché forse lo abbiamo così commentato velocemente, il fuorigioco segnalato a Mancuso sull'ottimo assist di Capone, che però ha ritardato di un attimo l'invito per il suo compagno di squadra, che aveva tagliato alla perfezione verso il cuore dei 16 metri avversari. Capone per Mancuso, e c'è stata la segnalazione del guardaline che operava questa sera sotto i distinti, quindi segnalazione del guardaline, l'arbitro Giulia di Olbia, che tra l'altro è il più giovane degli arbitri italiani, ha soltanto 29 anni. A me è piaciuto, a me è piaciuto tantissimo, e credo che sia di questo inizio campionato, credo che sia uno dei migliori che ho visto. 29 anni. Sì, 29 anni. Autoritario, si è fatto rispettare, ha saputo tollerare anche scontri al limite per far proseguire il gioco. Allora, vediamo un po' Capone nel momento in cui un po' più indietro, ecco. Max, fuori gioco. Qui siamo ancora meno schiacciati, ecco, di prima. Guarda un po'. Quello è fuori gioco. Ah, però aspetta. A vedere così. Attenzione, cioè, però. No. Però vedi. No, l'altro ecco. È più basso. Però non so. Guarda la linea. Non so ma la linea non serve, però non so se può dare un orientamento, lo può dare. Credo che Rispoli lo possa tenere in gioco Mancuso, no? Massimo, io dico che l'assistente è l'unico che sta in linea. Noi possiamo discutere due giorni qui, dovremmo avere la tecnologia. No, però aspetta, qui ancora non è partito il suggerimento. Però se guardi, però aspetta. Aspetta, devi ecco, nel momento in cui tocca il pallone. Sta fuori. Un po' prima, se ci riesci. Ma no, ancora? Massimo, un frame più, ecco così. Massimo, se ci aiutiamo con le strisce, se ci aiutiamo con le strisce verdi, la striscia verde del campo, il giocatore del Pescara è all'interno della striscia verde, quello sotto qui è totalmente fuori, quindi comunque sta davanti a tutti. Ce la vediamo così. Però ma poi non è neanche protestato. Fidiamoci anche di chi sta lì. Ma qui solo per analizzare, al di là della partita, per carità. No, ma è chiaro che in queste partite, come a maggior ragione quella di stasera, in cui sono stati determinati. Vediamo un po' se da qui si vede meglio.
sono stati determinanti. Allora, tanto gli errori, ecco, sì, vedi? Ecco, adesso da qui si vede quello bene. Che dicevo, no? Sta nel verde, lui nel verde, gli altri no. Da qui si vede bene. Quello che dicevo. Chiarito tutto, non è chiarito neanche da questa immagine. Vedi l'esperienza di aiutarsi con le strisce. Perché da quell'altra immagine invece c'era qualche dubbio. Invece da qui i dubbi sono stati dissipati. Ti è piaciuta in una partita come quella di stasera. Fuori gioco di Mancuso. Quella di stasera dove ci sono stati degli errori anche abbastanza pesanti, però anche dei rimpalli, dei bei gol, eccetera. È chiaro che è l'occasione che dà toglie l'equilibrio. Assolutamente. Però io credo che ci siano poche recriminazioni da fare, sia da un lato che dall'altro, perché se ci sono stati, sono stati errori veniali. Lo scontro di Rispoli con Coda, l'uscita di Fiorillo che un attimo prima di salvare la patria, il tentativo di prendere il pallone preso la testa del giocatore avversario, il brasiliano naturalizzato polacco Thiago Čonek, che ha giocato anche nel Modena e nel Padova, classe 86, mezzanotte e 39 minuti. Facciamo vedere un po' la classifica come è cambiata, perché il Palermo ha consolidato il primato, però domani giocheranno tutte le altre squadre, tra domani, domenica e lunedì. Questo è il risultato dell'anticipo di questa sera, 2-2 tra Pescara e Palermo. La classifica: Palermo 22, due lunghezze di vantaggio sul terzetto, Empoli, Frosinone e Parma a quota 20, Bari e Salernitana 19, Cremonese, Venezia 18, Cittadella, Novara, Pescara 17 punti. Pescara dunque è agganciato Cittadella e Novara, e poi il resto delle formazioni del campionato di Serie B. Domani in programma le seguenti partite: Cittadella Ternana, Brescia Venezia, Carpi Ascoli, Foggia Cremonese, Frosinone Parma, Salernitana Bari, Novara Provercelli e Entella Cesena. Domenica alle 17:30 Empoli Spezia, lunedì nel consueto posticipo ore 20:30 di fronte Perugia ed Avellino. Le partite più interessanti della giornata di domani: Foggia Cremonese, Frosinone Parma, che è il big match di questo turno, e Salernitana Bari. Salernitana che ha infilato 9 risultati utili consecutivi, caro anche Bruno. Parma, che aveva perso parecchie partite, compresa la nostra, viene da 3 vittorie consecutive. Queste sono le 3 partite da seguire con attenzione. Giuseppe, che dici? Sì, Salernitana-Bari. Salernitana-Bari ti stuzzica. Anche perché prima o poi il Bari fuori casa deve dare segnali di crescita. Soltanto un Avercelli. In un paio di occasioni, però per il resto non bene. È una delle squadre che secondo me può risalire bene, può essere protagonista lì davanti. Assolutamente. Però chiaramente non si gioca solo al San Nicola. San Nicola 6 vittorie in 7 partite, ha perso soltanto col Venezia. 2-0. Qual è la partita che ti intriga di più di quelle che abbiamo citato, Bruno? Farai altro, però vedo sempre, domani c'è mio nipote, 6 anni. Ah, quindi. Però non ricordo, mi pare Frosinone Parma? La vedrai con attenzione. No, con distacco, come fai tu, come sei solito fare tu, con distacco. Il collo, se c'è, vedo se mio nipote fa un gol ogni tanto. Perfetto. Mi fa fare la figura allora ci dobbiamo fermare per l'ultima volta e poi il gran finale, mezzanotte e 41, linea Max Paciglio. Allora, mezzanotte e 45, l'una meno un quarto, siamo in chiusura, leggiamo qualche altro post. Domenica Bari è il momento di Ganz, punto di domanda, non lo sappiamo, Simone Santilli lo scrive. Poi andiamo a leggere qualche altro post, Roberto Vadini l'abbiamo letto, Antonio Prato mi pare pure, vediamo un po', sì, l'abbiamo letto pure, Davide Fornaro, Matti, che cos'è? Ah vabbè, insomma... La figura, Pescara che Pescara, cioè, fa paura agli altri. Ah, fa paura agli altri, ecco, adesso sì. Antonio Esposito anche, Camillo Vanni l'abbiamo letto, Giorgio Scimia, poi Luca che continuiamo a salutare, grande tifoso del Pescara, ma anche del Boemo, insomma, quindi Leonardo Greco, poi vediamo un po', Gianni Micozzi l'abbiamo anche letto, Alberto Spitilli, facciamo questa carrellata, vediamo un po' ancora, anche Roberto Febbo, Andrea De Luca, buonasera a tutti, la partita di questa sera ha dimostrato che il vero Pescara sta pian piano uscendo, che la squadra, se mai ce ne fosse bisogno, è con il suo allenatore. Credo che il rientro di Proietti sia fondamentale nel processo di crescita del gioco di questa squadra. In ultimo, per inciso, anche a Sky hanno detto che il ruolo ideale di Brugman, migliore in campo, sia quello di mezzala. Beh, effettivamente un po' quello che stiamo dicendo anche noi. Antonio Ramacciato, buonasera Massimo, ma Ganz non gioca mai, visto che il giocatore che doveva fare
far fare il salto di qualità alla squadra. Noi prendiamo atto, in questo momento Ganz continua a fare panchina, arriverà anche il suo momento, no? Ma cioè, credo che un'ottima partita anche oggi. Pettinari, insomma, ha lavorato molto per la squadra. Lavora per la squadra, ha fatto anche la protesta, tira in porta in semi forbiciata, bellissima, eccetera. E quindi Ganz poi, adesso non è che voglio aprire, ma Ganz, anche le altre, gli altri spezzoni che ha fatto nelle partite precedenti, sembrava che facesse lui un piacere al Pescara a giocare, e non l'ho mai visto, cioè, tu non l'hai visto assatanato, acceso. Non l'ho mai visto così veloce, andare a cercare la palla di gol, sta lì e poi faceva passare il tempo. Questo, siccome io ho fatto questo lavoro, a parte il naso che c'ho io, ma è un punto buono per capire quando un giocatore gioca volentieri. Eppure no. Zeman ha ribadito a più riprese che è l'attaccante ideale per il suo tipo di gioco. Però non lo fa giocare mai. Anche lui diceva i due difensori anziani non possono giocare, poi li metteva in campo tutti e due, insomma. Tu come la vedi invece, Giuseppe? Il discorso di Ganz, insomma. Ma sì, in effetti credo che l'impatto dell'uno e l'impatto dell'altro siano stati differenti. L'altro ha fatto 6 gol in 3-4 partite e Ganz probabilmente non ha avuto un impatto convincente. Adesso è chiaro che è un patrimonio della società, è un giocatore che può dare il suo contributo, fare il salto di qualità. Non lo so, perché credo che il Pescara sia alla fine si caratterizzerà come una squadra con tanti buoni giocatori che però va alla ricerca del gioco corale più che dei singoli. Però sicuramente il campionato è lungo, potrà dire la sua, e noi anche magari le altre volte, stasera un po' di meno, i telespettatori si meravigliavano del perché un giocatore giocasse una buona partita, poi la domenica dopo il mister non faceva giocare. Hai ragione. Ma io credo credo, e Bruno ce lo può dire, che tra una partita e un'altra c'è una settimana di lavoro, c'è l'avversario che vai ad incontrare, capito? Però quello che si rimprovera a Zeman è proprio questo, cioè non ha ancora trovato l'undici tipo. Ma secondo me non c'è anche un fondo di verità. Sì, però il discorso non è solamente tattico. Io ho il terzino, allora faccio giocare quel terzino invece dell'altro. È anche un discorso di forma mentale, di forma fisica. Anche molto spesso, magari Zeman lo fa meno degli altri, però gli allenatori cominciano anche a ragionare su chi c'ho di fronte dall'altra parte, c'ho quello veloce, quello che rientra, quello scaltro, quello così, mi serve uno che magari mi lascia più libero l'altro terzino dall'altra parte perché lui sta un po' di più, se mi vanno tutte e due è un disastro, quindi è chiaro che molte scelte vengono fatte così. Per esempio oggi, poi se gli si fa l'allenatore, la rosa competitiva, allora, è chiaro che sceglie. Io dico, perché lo ammetto senza problemi, per esempio Crescenzi, no? Nessuno aveva previsto l'impiego di Crescenzi, no? È stata una sorpresa per tutti, mi sono sorpreso anche io, perché mi sono meravigliato, perché da quella parte c'era Fiordilino, che non è un cursore, è più che altro una mezzala, ci poteva avere difficoltà, e quindi avevo pensato, se gioca Zampano magari abbiamo più possibilità, no? di affondare su quel versante, su quella fascia. Forse Crescenzi però ha dato più garanzie in fase di non possesso, probabilmente ha fatto anche questo tipo di ragionamento. Era un po' preoccupato in questa partita, ha messo i due centrali anziani, poi lui che copre di più magari ha detto a Mazzotta, perché Fiordilino è un centrocampista che si adatta bene a fare, esatto, che si adatta molto bene, perché tatticamente intelligente, era un ragazzo giovane, secondo me anche un buon prospetto, un 96, io non lo conoscevo, ha giocato con Lecce e Cosenza negli ultimi due anni e palermitano doc, però ha avuto ragione Zeman, perché Crescenzi tra l'altro ha giocato una buonissima partita sia in fase di spinta che in fase di poi anche ritornando a Ganz, avendo due ragazzini esili davanti, giovani eccetera, avendo anche Brugmar che non è un bisonte, poi quello ti dà anche una certa presenza fisica, pettinare, ti fa saltare di testa, ti dà le gomitate, ti fa insomma. Alberto Spitilli scrive buonanotte, bella trasmissione come sempre, grazie Alberto che ci dai fiducia, non ne può più, buonanotte. Basta, no scherzo. Antonio Esposito, che salutiamo ancora, appena rientra Proietti abbiamo risolto tutti i problemi, dovrebbe tornare a disposizione in questa settimana, insomma è sulla via del completo recupero, ha avuto un problema accusato, anzi l'infortunio
quello della partita di Salerno, quindi stiamo parlando della quarta giornata, già un mese e mezzo quasi, okay, che ha i margini, un problema al ginocchio, sta recuperando e potrebbe tornare a disposizione per la partita di Bari. Non sappiamo se dal primo minuto, sarà difficile, immagino. Non ci sarà coda perché era diffidato, oggi è scattata l'ammonizione e quindi salterà questa trasferta e probabilmente, io dico probabilmente, il beneficio del dubbio, non ci sarà neanche Capone, che è convocato, giocherà giovedì in Olanda con la nazionale Under 19 e poi lunedì a Padova, alla Piani di Padova, lunedì 13 novembre contro l'Ungheria, se non ricordo male, Giuseppe, correggimi se sbaglio, però comunque giocherà il 13, quindi la vedo dura. Cioè, a quest'ora correzione ti riformulo la stessa domanda di inizio trasmissione. No, credo di no, anche perché tecnico federale, anche perché non è un problema solo di Capone, è un problema di tutti e 22-21 quando sono convocati. Assolutamente. Quindi allora diamo quasi per certo che salterà anche Capone questa trasferta. Capone, il quarto gol in questa stagione. Mezzanotte e 51, volevi dire qualcosa, mi pare, Bruno? No, salutare. Sono stato in buona compagnia. Assolutamente. Poi, A Palermo tutti ti ricordano con grande affetto. Al di là delle mie prestazioni tecniche, guarda, c'è un collega, Antonio Cassaro, che ti conosce molto bene, l'ho sentito ieri, e mi ha detto: ricordiamo con grandissimo affetto Bruno Pace, perché era un grande calciatore, ma era soprattutto un uomo brillante, mi ha detto brillante, e si è fermato qui. È il mezzanotte, un po' di insomma, no, frequentavo i ristoranti, praticamente allenamento poco. Se io mangiavo molto, come facevo ad allenare? Quando si dice che viveva la gaudente Bruno Pace, grazie Bruno, grazie a te, davvero per aver accettato il nostro invito, grazie a Giuseppe Tambone, non concludo con la solita espressione: avete nobilitato questo consesso, però lo sapete, no, adesso nobilitato, ma lui dice impreziosito, nobilitato, impreziosito. Grazie a Bruno Pace, grazie a Giuseppe Tambone, grazie al nostro Max Paciglio che ci ha guidato in modo come sempre irreprensibile. Viene con me. Ah, quindi andate insieme. Che coppia. Grazie a tutti, buonanotte.